Buongiorno a tutti, sono lieto della visita che il Cancelliere Kurz mi ha fatto in vista della preparazione del vertice informale di Salisburgo che, come sapete, inizierà domani sera e si svilupperà per il giorno seguente. Siamo durante la presidenza, il semestre austriaco di presidenza, e quindi il Cancelliere Kurz ha voluto avere uno scambio che sia preparatorio per i buoni risultati del vertice. Tra i temi che abbiamo toccato durante il nostro incontro c'è sicuramente il tema dell'immigrazione, che è un tema che suscita sempre molta attenzione, come sapete, nelle nostre pubbliche opinioni, ed è un tema sicuramente prioritario nell'agenda europea. Ho rappresentato la posizione italiana al Cancelliere Kurz. Se non vogliamo un altro caso Diciotti, abbiamo bisogno di una risposta europea e quindi bisogna lavorare per realizzare, completare quel processo che ha avuto una svolta durante lo scorso giugno, laddove abbiamo rassegnato delle conclusioni all'unanimità e abbiamo offerto una nuova prospettiva per quanto riguarda la strategia europea in materia di immigrazione. Ho rappresentato in particolare la nostra sensibilità, la premura del mio Paese, che è quello che siano fatti maggiori investimenti per quanto riguarda la finestra del Nord Africa. È assolutamente irragionevole che attualmente ci siano cospicui investimenti, ad esempio per la Facility Turchia, investimenti che vanno benissimo, non sto dicendo che dovrebbero essere ridotti, ma sono incomparabilmente più contenuti gli investimenti attualmente per il Nord Africa, dove ci sono tanti paesi con cui lavorare per rafforzare la cooperazione. Parlo ad esempio dei paesi di origine, dove origina il traffico illegale dei migranti, ma anche con i paesi di transito, dove dobbiamo evidentemente intervenire per cercare di creare, offrire, anche nell'ottica di una maggior, come sempre dico, tutela dei diritti fondamentali degli immigranti e di tutti coloro che avrebbero diritto all'asilo. In questa prospettiva, quindi, mi aspetto una collaborazione che mi è stata offerta dal Cancelliere Kurz per cercare di intervenire a realizzare tutte queste premesse, questi principi, quanto prima. E soprattutto bisogna intervenire in modo efficace per rivedere quei protocolli operativi che riguardano operazioni che sono state elaborate e realizzate in un contesto diverso, anche politico. Penso all'operazione di Sofia, anche alla più complessa operazione Frontex. Tutte queste operazioni vanno aggiornate alla luce delle conclusioni diverse che abbiamo rassegnato lo scorso giugno. Abbiamo anche discusso della questione Brexit. Come sapete, il negoziato tra l'Unione Europea e il Regno Unito è un negoziato che sta andando avanti e quindi ci siamo aggiornati sui dettagli di questo confronto. Nell'incontro poi bilaterale riservato che abbiamo avuto, ho avuto anche l'occasione di rappresentare al Cancelliere Kurz la chiara posizione del governo italiano per quanto riguarda la questione della doppia cittadinanza. Grazie e ancora benvenuto al Cancelliere Kurz. Egregie signore e signori, stimatissimo Presidente del Consiglio, prima di tutto la ringrazio per il tempo che si è preso, per lo scambio che è avvenuto oggi a Roma. È bello essere qua, parlare di argomenti bilaterali, ma soprattutto di preparare anche il vertice dei capi di governo e di Stato che verrà aperto domani a Salisburgo. Lei deve sapere che l'Italia è per noi un partner e un vicino molto importante sia a livello politico che non economico. È il nostro secondo partner economico, è il quarto investitore in Austria e anche a livello umano abbiamo avuto c'è un buon scambio tra l'Italia e l'Austria. Abbiamo parlato di argomenti bilaterali, anche di argomenti molto sfidanti come per esempio la doppia cittadinanza, però soprattutto ci siamo dedicati al vertice mercoledì e giovedì prossimo 21 a Salisburgo. Lì all'ordine del giorno ci sono due argomenti molto importanti. La prima questione è il Brexit, la seconda è la migrazione. Per quanto riguarda la Brexit, il Presidente del Consiglio e io concordiamo che dobbiamo evitare un Brexit duro. Dobbiamo tutelare l'unità dei 27 e raggiungere un accordo con la Gran Bretagna. Prima di tutto daremo al primo ministro inglese britannico di darci la sua visione e poi abbiamo anche tempo di parlare tra noi 27. Poi abbiamo parlato anche della questione della migrazione e lì vorrei prima di tutto dire che l'Austria è molto contento che l'Italia è riuscito a bloccare, a ridurre diciamo notevolmente il flusso dei migranti verso l'Italia. All'incirca dell'80% è stato ridotto il flusso rispetto all'anno scorso. Questo è positivo non solo per l'Italia ma anche per l'Austria come paese di destinazione, ma anche per noi come Unione Europea complessivamente. Ma oltre a questo c'è bisogno di trovare una soluzione complessiva europea e di continuare a ridurre questo afflusso. Questa affluenza ancora non siamo arrivati là dove vogliamo arrivare, ma la direzione è quella giusta. Il vertice di luglio veramente era molto positivo. A giugno si è parlato di concentrarsi di più sui confini esterni, di collaborare con paesi terzi, di bloccare l'immigrazione clandestina e di rovinare il modello di business ai trafficanti. Quindi a questo vertice di giugno questo era tutto diverso rispetto a ciò che ho vissuto come in passato come ministro degli esteri austriaco. Il vertice di Salisburgo quindi ha l'obiettivo di raggiungere e realizzare quello che si è deciso a livello europeo, che ho sempre chiesto e speriamo di riuscirci. Speriamo anche insieme ancora quest'anno di migliorare il mandato di Frontex e se raggiungiamo un'unanimità di rafforzare proprio Frontex. C'è bisogno di cooperare meglio con i paesi d'origine e con i paesi di transito, non solo con la Turchia, lì abbiamo lo stesso approccio di lei. Il vertice di Salisburgo è un vertice appunto informale, non si prenderanno decisioni, ma ci sarà molto spazio per discutere queste due questioni molto importanti e spero che faremo dei passi avanti per poter avanti e trovare una soluzione alla crisi migratoria come Unione Europea unita per distruggere questo modello di business dei trafficanti e bloccare l'affluenza dei migranti in Europa. Grazie e buon lavoro a tutti.